Ciao a tutti, oggi video velocissimo con le ultime novità sugli iPhone 15. La notizia di oggi, dai vari rumors che stanno uscendo man mano, è che finalmente è iniziata la produzione dei nuovi iPhone 15 nei paesi in cui verrà prodotto. Se non sbaglio, il principale paese in cui verrà prodotto è l'India. E la notizia in realtà non positiva per alcuni è che effettivamente la produzione dell'iPhone 15 avrà una riduzione di 6 milioni di unità rispetto alle aspettative iniziali, che secondo gli analisti dovrebbe essere più o meno una riduzione del 7% rispetto a quella che era la previsione iniziale. Secondo sempre gli analisti, nella pratica questa riduzione potrebbe essere dovuta a due principali motivi. Il primo, i materiali. Infatti sembra che Apple abbia un po' di difficoltà nel avere effettivamente i numeri che vorrebbe per tutti i componenti che gli servono per assemblare il nuovo iPhone 15, soprattutto per quanto riguarda la linea dei Pro. Infatti vi ricordo che nel video che ho fatto dell'iPhone 15 magari non abbiamo parlato perché erano cose che erano già uscite in precedenza, però in pratica le cose interessanti a livello costruttivo dei nuovi iPhone 15 Pro, quindi in questo caso parliamo soltanto però della linea Pro, quindi Pro e Pro Max, è che è interessante il nuovo materiale con cui sarà fatto il telaio degli iPhone Pro. Questa è un'ottima notizia perché uno dei punti deboli, voi sapete, io ho un iPhone 14 Pro Max, dal 13 ho fatto sempre il Max e uno dei difetti principali di quello smartphone è che pesa troppo. Infatti, oggettivamente, io che comunque non ho delle mani piccole per reggerlo, a volte uso il mignolo, quindi appoggio il telefono sul mignolo della mano per tenerlo stabile. Tuttavia ho notato che da quando ho fatto il Pro Max, effettivamente il telefono pesa sostanzialmente un po' troppo e a volte mi fa anche un po' male il dito dopo averlo tenuto in mano per un po' di tempo. Quindi uno dei problemi principali che dicevo nelle varie recensioni di questo telefono è che oggettivamente aveva cominciato a pesare un po' troppo. Voi sapete che gli attuali Pro hanno un telaio in acciaio. L'acciaio oggettivamente è un materiale molto più pesante dell'alluminio e quindi a differenza della linea normale i Pro effettivamente cominciano a pesare davvero tanto. E la novità invece della nuova linea, quindi dei 15 Pro e Pro Max, è che finalmente il telaio sarà fatto in un altro materiale, nello specifico in titanio, quindi lo stesso materiale con cui è fatto, per capirci, l'Apple Watch Ultra. Questo materiale, il titanio, è un 40% più leggero in media rispetto all'acciaio, quindi con questo nuovo materiale, sicuramente uno dei difetti principali che aveva la linea Pro Max è che finalmente avremo un telefono che avrà un peso inferiore rispetto al 14. Oltre a questo, l'altro componente che Apple fatica ad ottenere per i numeri che vorrebbe sono le fotocamere. Voi sapete che nel Pro Max, nello specifico, c'è una nuova fotocamera con una struttura a periscopio, immagino sia quello il componente, dato che la prima volta viene prodotto, che dà difficoltà sulle numeriche. E per ultimo, l'ultimo componente che dà problemi è il display. Per me non è un qualcosa di granché, diciamo, innovativo. Però sostanzialmente l'altra novità, sempre a livello estetico del telefono, è che immagino soltanto la linea Pro, sempre in questo caso, lo schermo avrà dei bordi più piccoli e quindi per produrre questi nuovi display OLED con dei bordi più piccoli, anche in questo caso, insomma, c'è bisogno di un tipo di
di produzione differente, e quindi anche in questo caso ci sono difficoltà nel effettivamente avere i numeri che Apple vorrebbe all'inizio della produzione. Questi quindi questi tre componenti stanno creando problemi sull'effettiva richiesta di unità prodotte all'inizio per Apple. Sempre parlando del display, vi ricordo che i formati saranno sempre 6 pollice 1 e 6 pollice 7. Tuttavia, quindi pur mantenendo i display di grandezze uguali, dovremmo avere un telefono un po' più piccolo. Però appunto non sono sicuro, anzi no, sono sicuro per certo che questa cosa riguarderà soltanto la linea Pro e non i 15 normali, che secondo me avranno il display che hanno attualmente i 14. Il secondo motivo, che è quello poi classico standard per ridurre effettivamente le unità prodotte, è che effettivamente Apple probabilmente si attende un numeri inferiori per quanto riguarda proprio la domanda degli iPhone appena usciranno. Quindi sicuramente uno dei motivi principali è che con l'ipotesi che effettivamente questi nuovi iPhone possano aumentare dai 100 ai $200 a seconda del modello, sicuramente Apple può aspettarsi che ci sia poi all'inizio una domanda inferiore rispetto all'atteso. Io il consiglio che do sempre a tutti è che, se non avete proprio fretta, ormai, dato che di modelli di iPhone ce ne sono tanti rispetto all'inizio, oggettivamente poi se il target di prezzo che individua Apple è troppo alto, nel mercato seguente, i primi due mesi che esce il telefono, oggettivamente su Amazon alla fine tutti i prodotti Apple si trovano a molto meno. Quindi quello che vi direi è, se non avete proprio fretta, magari attendete un po' di tempo e prendetelo poi più in là su Amazon, che è uno dei canali dove i prodotti Apple cominciano ad avere uno street price più in linea con l'effettiva qualità del prodotto. Sempre ultima informazione per quanto riguarda le date: sembra appunto che più o meno ci sarà una disponibilità quasi immediata dell'iPhone 15, quindi con la presentazione che dovrebbe essere il 12 settembre di quest'anno. I preordini potrebbero aprirsi già solo 3 giorni dopo, e per poi effettivamente iniziare la consegna dei telefoni dal 22 settembre. Quindi se queste cose vengono mantenute, poi oggettivamente entrerà quasi subito sul mercato il nuovo iPhone 15, e magari il prezzo potrà calare in tempi più brevi rispetto al passato. Per oggi è tutto, ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao!